Trasmesso in diretta su Rete 8 Sport, è finita da pochi minuti. Questo perché all'intervallo lungo c'è stato un guasto all'impianto di illuminazione e la gara è stata interrotta per circa mezz'ora. Dicevamo della partita molto intensa e anche molto equilibrata, un vero e proprio spot per la pallacanestro. Il primo quarto si è concluso con l'Amatori avanti di un punto, 24 a 23, Amatori che però nel corso della prima frazione di gioco ha avuto anche 8 punti di vantaggio. Secondo quarto, ovvero all'intervallo, ancora con l'Amatori avanti di 2 punti, 40 a 38. Anche in questo caso la squadra di Raiola è stata avanti anche di 5 lunghezze. Poi nel finale Milano si è rifatta sotto fino al 40 a 38. Nel terzo quarto, anche qui punto a punto, si è conclusa 56 a 54, in questo caso in favore del Milano. Amatori che ha proposto un gioco un po' più vario ma a volte poco preciso. Anche in difesa i ragazzi di Raiola sono stati meno aggressivi rispetto ai primi due quarti. La squadra menechina viceversa è stata sorretta dai canestri pesanti di Scanzi e poi dal totem Paleari, 38 anni per lui, che agiva sotto le plance. Il quarto quarto, davvero una frazione palpitante. Milano sembra avere in mano l'inerzia del match, ma l'Amatori con due canestri di Leonzio torna con la testa avanti, 69 a 67 a 2,55 dalla sirena. Poi però la maggior freddezza e anche lucidità dell'Urania Milano ha prevalso fino al 79 a 74 finale. I punti in casa Amatori: miglior realizzatore Leonzio con 18, Capitanelli 16, Caverni 8, 10, Serafini 8, Pedrazzani 4, Gai 3, Micevic e Carpanzano 2. Fronte Milano, Simoncelli 17, Negri 18, Piunti 15, Paleari 14. Sempre stasera in campo, nell'altro spareggio, Orzi Nuovi e San Severo. Ricordiamo che le perdenti, cioè Pescara e la perdente tra lo spareggio Orzi Nuovi San Severo, si sfideranno domani alle 18 per il terzo posto utile per salire in Serie A2. Ed ora, come detto, ci sentiamo un breve frammento, una breve intervista a fine gara a Stefano Raiola. Sentiamo. Purtroppo abbiamo gestito forse male un paio di possessi offensivi, magari un fischio di qua, un fischio di là, però vabbè, è andata così. Purtroppo noi dobbiamo subito resettare e pensare a domani. Giusto così, in bocca al lupo per domani, coach, grazie mille. E questo era Stefano Raiola, naturalmente deluso per questo primo spareggio. Comunque la squadra, l'Amatori Pescara, pur battuta 79-74 dall'Urania Milano, è stata sempre in partita. È mancata un pizzico di lucidità proprio negli ultimi due minuti finali. Vedete l'Amatori in completo rosso, mentre in completo bianco c'è l'Urania Milano. Dunque 79-74 in favore di Milano, gara che vi abbiamo proposto in diretta TV su Rete 8 Sport.